faccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Ma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre, matalo, matalo. Camperon dietro la crew, devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e partiamo finalmente con questa avventura di Uncharted, l'eredità perduta. Andiamo a vedere una sorta di prologo, come abbiamo potuto vedere nel video precedente che ho caricato. E questa ragazzi è Chloe Frazier, una co-protagonista di Uncharted 2 insieme a Nathan Drake. Quindi andiamo a vedere un pochino quella la storia. Sta benissimo, ti mette in risalto gli occhi. Qui c'è questa bimbetta. Se ne compri due paghi la metà. Wow. Guarda la bimbina paracula, qui ci abbiamo ragazzi. È un po' furbetta. Ancora tu? È tuo il negozio? No, è di mio papà. Cazzo ridi? Quant'è? 800 rupie, grazie. 800 rupie? Minchia. Ok, per te 5,50. Te pareva, me ne stava là, giustamente, abbassa il prezzo. Allora, vediamo. Tuo padre ti lascia spesso da sola? No, è andato a combattere i ribelli. Ci abbiamo il papà soldatino, ragazzi, questa bimbina qui c'è il papà soldatino. No, è partito volontario. Ascoltiamo un pochino la storia. Davvero? Beh, se fosse stato per me, non t'avrei lasciato qui da sola. Ok, queste sono 300 e... Nuova offerta. 400 rupie più Ganesh. Ullala. Te lo sconsiglio, è rotto, vedi? Vuole la statuina questa tipa. Conosci la storia. Ganesh affrontò Parashurama mentre era a guardia della porta del padre. Sì, per difendere l'onore del padre, Shiva, e restò con la zanna mozzata per la lotta. Interessante. Comunque, non è in vendita. Giusto in tempo. Ok, senti, 600 rupie, tieni il resto. Ehi, aspetta. Ehi, ti serve una guida. Massa che collo sta ragazzino. Ridi. Un accollo proprio sta ragazzino. Vabbè, vediamo, andiamo avanti. Massa la gente che c'è. Comunque ragazzi, è veramente bello il gioco, è all'altezza proprio di... delle mie aspettative. Allora, il tuo Ganesh? Quanto ancora? Vuoi? Non è in vendita. Ancora con sto Ganesh questo. Poi sta in India, sta a cercare la statuetta di Ganesh da me, ma vaffanculo. Ragazzi, no. Senza offesa, non vai male con i borseggi. Ma rivoglio il mio Ganesh, grazie. Paracula, ci ha fregato il Ganesh qui, oh. Va bene. Complimenti. Abbiamo la bimbetta paracula, ragazzi. Non dovrò giocare tutta la storia con sta tipa, no? Speriamo. Vabbè, vediamo un po', andiamo avanti. Che palle sta ragazzina. Lo so, volevo solo vedere la mamma. È di qua, è di là, e questo non si può, e quello non si può fare. Vabbè, continuiamo a esplorare la zona. Se facciamo un giretto almeno vediamo che cazzo c'è. Comunque, come ho detto ragazzi, è veramente bello, non ha deluso affatto le mie aspettative. Perfetto stile Uncharted 4. Cazzo. Ok, no, mi sono incastrato qui, mi sono perso nel mercato. Ok, di qua, ecco il camion. Attraversare il ponte è troppo pericoloso. E vaffanculo, ragazzi. Ci siamo divertite. Ma adesso devi andartene. Vai, va. Più in negozio.
Viaggia, 300 ragazzi. rupie. È il prezzo migliore di tutta l'India. Ok, no, ancora. Grazie. Devo salire sul camion. Pessima idea. Oh, è fatta a I dormire, ribelli va. sono gente cattiva. Ascolta, devo aiutare un amico, ok? Senti qua, quando torno ti offro una pizza, ok? Ah. Ok. Bene. Brava, vai via adesso, vai, corri. Signore, aspetta. Mo che cazzo. Stavo mangiando il gelato, ma non lo trovo più. Ah, vedi la ragazzina, paraculo. Stavolta mi ha dato una mano, eh? Ci inguattiamo, ragazzi. Ma siamo riusciti a darci, ragazzi. E qui la bimbetta che ci saluta. Come dicevo, ragazzi, questa è una sorta di prologo di Uncharted che non vi ho fatto vedere nel video precedente, però qui abbiamo giocato, diciamo, un po' tutto, no? E continuiamo ad andare avanti. Penso che qui cominceremo a giocare seriamente, ragazzi. Poveri cristi. Ok, porta rossa. Porta rossa. Ah, in pratica, raga, dove mi andando sta sta porta rossa? No, questa è la foto della cazzi. Quindi questa è la porta che Meglio dobbiamo di niente. Trovare. Andiamo. Ok. È solo una zona di quella. La ribellione, ragazzi. Speciale. Andiamo un po'. Questo è il primo capitolo. Qui tutto distrutto. Siamo in zona di piena guerra, ragazzi. Qualcosa di allucinante. Quindi vediamo un attimino. Le trova sta porta rossa. Ma io qui. Parte gente che corre, che scappa. Via finché siete in tempo. E che non mi si caga del striscio. Ecco i soldati. Subito! Non ho fatto niente! Noi se ne andiamo di qua. Niente stupidaggine! E che te pare ora? Sta mentendo. Vabbè, andiamocene di qua, va. Avete sbagliato! Ve lo giuro! Furgone, ho detto! Qui pure ci stanno i soldati, però. Ma muove però un bosca dietro a questa col vestito viola, va? Zitti, zitti. E che te pare, oh. Chi mi dice che non vendi merce di contrabbando? Ma quale merce, non rompere i coglioni. Ehi. So che me le dette, no? Famo prima. È pericoloso uscire a quest'ora. Ehi. Sì, con certa gente Dove in abiti? Giro. Ti cazzi tu quando abito sotto? Io. Rispondigli. Ti ho fatto una domanda. Dove abiti? A casa. No, adesso non posso. E invece puoi. Sì, signore. Ti aspetto dentro. Ricevuto. Vai, va, corri, va, bello, va. Tu, con me, la mitragliatrice. Signore, riguardo a lei? Lasciala passare. Oh, ha fatto L'hai qualcosa sentito? Di saggio, Su, Gic. Mi muovo, mi muovo. Andiamo di qua, andiamo a vedere. Per loro fortuna ho altro da fare. Ah, brava, brava, così si fa. Vediamo un po'. Qui altra gente che scappa, ragazzi, scappano proprio. Azzo, pura luce spenta, però belli gli effetti, raga, belli belli davvero. Porta rossa, trovata. Ok, un buco di culo che ci abbiamo, abbiamo trovato pure la porta rossa al volo. Oh, però è arrivacce, eh? Qui è chiuso. Ci dobbiamo arrivare a questa benedetta porta rossa. Vedi che è una. Ah, vedi una moto, uno scooterino. Non si possono più. Ah, scherzo, scherzo. Do cazzo devo andare con la moto o scooterino. Però non era male come idea. È passato un topo, un gatto, non ho capito che è passato. Bah! Qui è un vicolo chiuso. Mi sa che dobbiamo seguire il topo o il gatto. Non lo so che era, raga, però andiamo di qua. Topo, un gatto, un cane. Era bello grosso, eh. Non lo so se era un topo, però. Andiamo di qua.
Oddio. Qua c'è sta gente. Sì. Te pareva, gli sbirri. Le guardie. Via, via, Ciccio, che t'addobbo subito, subito, vieni. Olè. Avanti. Partita dentiera. E mo addobbiamo pure l'altro. Perfetto, a te spezzato proprio per collo. Dove sta la porta rossa? Allora dobbiamo passare di qua. Ops. Su, andiamo, amico. Non ho manno visto. Buono, buono. Questa è la porta rossa, ragazzi. Vediamo un attimino se riusciamo a arrivarci. Che cazzo è? Non dovremmo stare in strada. Ora finiamo il tour. Bravo, bravo, è andato. Ecco, allora, ma devo fare pure l'Uven terzo. Questa era l'ultima. Ok. Quasi. Ok. Ce ne sono un paio nel vicolo. Dai. Partiamo stanotte. Maledetto, vibra, ma non. Sono stanco di No, la dice tra una settimana. Dai. Meno male, va. Siamo riusciti ad entrare, ragazzi. Ci abbiamo pure il messaggino. Che significa? Sul tetto, ragazzi. Qui c'è gente, vedo le luci. Una bella vittoria per me. E sente voci soprattutto. Dove stanno sti carogne? Da morte. Dietro a me no. Non vedo l'ora di entrare in azione. Questo posto è di una qua. Perfetto. Saliamo. E andiamo avanti, ragazzuoli. Vediamo dove ci porta. Dobbiamo comunque arrivare sul tetto, quindi cerchiamo di salire il più possibile. Questi lavoretti mi hanno stancato. Forse attaccheremo. Dice che ha bisogno di altro tempo. Il governo non ci prende sul serio. Sento le voci, ma non li vedo, sti balordi. Eccolo qua uno, vedo la luce. Vedo la luce. Dai, dai, che adesso. Eccolo. Io l'aspetto qua dietro, gli spezzo. Eccolo, no. Vabbè, ha dormito, tranquillo, tranquillo. C'è sta nessun altro? Eppure senti i passi, io. Qualcuno c'è. Eccolo il figlio di Troia. Aspettiamo pure lui, va. Olè. Dovrebbero essere finiti. In teoria dovremmo salire sta scala. Che cazzarola c'è qua dentro? Vediamo un po'. Oh, un tizio. Questo lo spezzo proprio. A questo gli ho spezzato il collo, A questo è partito il collo, ragazzuoli. Quello che dico pure io, Ciccia. Ok. Io penso che ce la possiamo andare, però vado a fare un giretto di qua. Un vicolo chiuso. Di qua pure strada senza uscita, quindi l'unica è andare sopra, ragazzi. Qua ci siamo stati. Andiamo di sopra. Anche perché avevamo appuntamento sul tetto, quindi andiamo di sopra. Guardate quanti panni stesi, ragazzi. Minchia, che cazzo. Era un caccia, un jet. Allucinante, ragazzi. L'esercito indiano. L'ho smaltito proprio. Qui, a parte i panni stesi, non vedo nessuno.
Vediamo un po'. Dietro i panni magari se c'è qualcuno. Oppure steso insieme ai panni. No ragazzi, non c'è nessuno. Quindi mi sembra di aver visto una scala appena sono salito sul tetto, quindi dovrebbe essere quella l'unica via per andare avanti, cioè questa scala qui. Qua c'è una luce rosa. Ah, dobbiamo andare lì, perché c'è scritto pink se non mi sbaglio. Quindi niente, saliamo la scala e suppongo che dobbiamo andare dall'altra parte. Vediamo un po'. Il Pink Lotus, lo immaginavo diverso. È quello che dicevo anch'io, il Pink Lotus. Solo non mi ricordavo come si chiamava. Siamo giunti al capo... messaggino? Che vuol dire niente detto? C'erano almeno due bersagli. Il magazzino. Ecco che voleva dire, raga. Sei nel posto sbagliato, donna. È che non lo sapevo io. Tanto te mangerò, per te. Ehi, si l'ho preso. Tanto, via. Ehi. Su, su. Andiamo, vedi. Sei in ritardo. Abbiamo l'aiuto. Ragazzi, questa è Nadine, ragazzi. L'antagonista di Nathan in Uncharted 4. Questi mi stanno a doppia come una zampogna. Eh sì, però... se non c'era lei, ragazzi, mi avevano gonfiato come una zampogna. Che accidenti fai? Dovresti essere professionale. Professionale. Rilassati. Vivrai più a lungo. Rilassati. Sono settimane che inseguo Asav. Quell'uomo è del tutto imprevedibile. È solo un guerrafondaio senza una guerra. No, tu non lo conosci come me. Cambia posizione e comportamenti ogni ora. Per noi sarebbe folle correre rischi inutili. Noi? Mettiamo in chiaro una cosa, allora. Qui comando io. Se vuoi la tua parte, noi seguiremo le mie regole. E basta. Hai capito, Nadine? Uncharted 4 facevi la cattiva. Qui stai buona, sai. Cosa hai deciso? È quello con la barba. Brava, così Ciccia, brava. Carino. Siamo gli psicopatici. Nessuno è perfetto. E il campo base? Ultimo piano, il balcone. Va bene. Su, andiamo. Avevo studiato un percorso. Ragazzi, a quanto sembra il primo capitolo finisce qui. Io vi lascio col fiato sospeso e un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti.